storie di Confesercenti, radici profonde per costruire il futuro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento mensile che si intitola Le storie di Confesercenti. Diamo subito il buongiorno e il benvenuto al direttore di Confesercenti Piacenza, Fabrizio Samuelli. Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Quali sono gli obiettivi di questo appuntamento mensile? Abbiamo la volontà di portare al centro dell'attenzione le tematiche che riguardano l'interesse del nostro settore, però nello stesso tempo vogliamo anche presentare le storie e le esperienze dei nostri associati, quindi diciamo un dialogo, un confronto che possa essere di interesse naturalmente per gli ascoltatori, ogni volta andando direttamente dai nostri associati, quindi facendo visita alle loro attività. Questo anche perché nel 2024 vogliamo potenziare e migliorare i nostri servizi e l'attenzione ai nostri associati, rappresentandoli sempre nel modo migliore. L'argomento di oggi è già molto interessante perché si parla di turismo e ristorazione in un momento felice in questo senso per Piacenza e la provincia, perché il turismo è in crescita. Dove ti trovi? Sono alla veranda Barabasca di Fiorenzuola d'Arda, che è una trattoria, albergo, pizzeria lungo la statale provinciale 462R, e sono qua con Michele, uno dei nostri soci, che qui insieme al suo staff è una grande famiglia patriarcale che gestisce questa attività, perché ci sono i due genitori, i tre figli, i due generi e i dipendenti. Entriamo dentro questa storia. È una storia molto interessante perché Michele ha una storia, la sua famiglia forse da altri tempi, diciamo così, perché arriva nel 98 con il barcone, come hanno fatto tanti dal suo paese, dall'Albania, e in Italia trova però una situazione, un clima molto ostile, non è quello che c'è oggi per l'accoglienza appunto delle persone che arrivano dall'estero. Qui trova la vera emarginazione, la povertà, le difficoltà. Per un certo periodo l'unica risorsa che ha è un materasso che ha trovato in una discarica e vive sotto i ponti. Poi però la forza, la consapevolezza lo porta a vivere da sfruttato, però si consolida. Quindi lavora, magari due insieme alla moglie, due lavori contemporaneamente per vincere questa sfida. Nel nostro territorio la svolta è quello di lavorare in proprio, prima con alcune attività in città, poi la gestione della Croce Grossa e adesso la veranda Barabasca. Con la stessa forza, determinazione, energia e soprattutto i valori, famiglia, lavoro e una grandissima dignità, e lui è con noi da sempre. Ecco perché Michele è una grossa risorsa. Dicevi tu del nostro territorio, sul turismo, dei numeri sempre più importanti, anche gli ultimi del 2023. Parlando con Michele, volevo dire, ma anche tu Michele hai questa sensazione, no? È tuo osservatorio che questi numeri siano in aumento, ci sia sempre più interesse per raggiungere il nostro territorio, quindi le presenze. Buongiorno a voi, è un piacere di sentire buone parole dal nostro direttore, che è stato sempre al nostro fianco, e negli ultimi anni abbiamo notato un incremento dei lavoratori in trasferta, i turisti, anche gli stranieri, tedeschi, francesi, americani, inglesi. Tu hai sempre guardato il futuro, ti sei imposto sempre degli obiettivi più importanti e quant'altro. Ecco, cosa hai fatto di concreto negli ultimi anni per migliorare ancora di più la tua proposta, per valorizzare meglio il tuo locale? Valorizzare, migliorare sempre più i locali, le strutture, i servizi. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto la nostra parte, indicare investimenti, le opere fatte, e poi maggiore attenzione e meno burocrazia da parte dello Stato. Parliamo del personale, perché è un po' sulla bocca di tutti negli ultimi tempi la difficoltà di trovare il personale. Ecco, tu che esperienze hai e soprattutto che proposte potresti portare concrete? Anche noi abbiamo molte, molte, molte difficoltà. È un problema serio perché non ci permette di lavorare al meglio, di pianificare. Secondo me servirebbe un cambiamento radicale alla cultura del lavoro, soprattutto. La vita è fatta anche di sacrifici, e puoi pensare a maggiorare, a maggiore supporto per chi lavora e permettere una maggiore convenienza con la vita privata. Gli ultimi secondi, ci devi un po' presentare la tua attività, quello che fate, le vostre proposte e quant'altro. Noi puntiamo molto sulla cucina tradizionale piacentina, la proponiamo, anche se non siamo piacentini, però siamo proprio adattati come piacentini, perché siamo sui 30 anni, 25 anni che siamo qui a Piacenza, ci troviamo come a casa nostra, e quello che cerchiamo di fare anche per i nostri clienti che vengono qua. Abbiamo le stanze per dormire con un'equalità di servizio che cerchiamo di concorrere anche con gli altri in zona
e magari anche più lontano, il menù per tutte le tasche, da cominciare dal menù dei lavoratori, ma anche di sabato, domenica, di turisti, magari qualcuno che vuole fare un menù particolare, cerchiamo di accontentare anche loro. Per le feste facciamo i compleanni, le famiglie che vogliono festeggiare, avendo una sala a parte, può festeggiare anche gli avvenimenti che hanno loro in famiglia. Qual è stato il momento di questi anni lavorativi più difficile, più in salita, invece quello più bello anche? I momenti più difficili abbiamo passato il Covid. Questo per me e la mia famiglia è stato il momento più difficile che abbiamo trovato anche da quando sono nato. Abbiamo cercato di sopravvivere, abbiamo servito sempre nei camion il pasto caldo e ci siamo usciti di sopravvivere. Questo il momento periodo più bello è dopo il Covid ci siamo ripresi abbastanza bene, abbiamo lavorato e abbiamo aperto subito la veranda Barabasca. Adesso stiamo cercando di ampliare ancora di più. Abbiamo sui 25.000 metri di parcheggio di camion. Penso che siamo arrivati nel migliore dei nostri servizi. Guardando sempre avanti, che mi sembra un motto giusto. E noi ringraziamo anche Fabrizio Samueli, il direttore di Confesercenti Piacenza, che ritroveremo circa tra un mese con un nuovo argomento, con nuovi ospiti. Grazie anche da parte vostra, è stato un piacere sentire. Sì, grazie a tutti, grazie agli ascoltatori. Noi ci rivedremo tra un mese, sarò da un altro nostro associato, cerchiamo di portare le storie di Confesercenti. Storie di Confesercenti, radici profonde per costruire il futuro.